L'amplificatore è, come si vede chiaramente, ma del resto il nome BAT, che sta per Balanced Power, Power Technology, è un amplificatore che nasce completamente bilanciato, quindi gli ingressi sono due ingressi bilanciati per il canale destro e il canale sinistro, quindi non ci sono ingressi RCA. Qualora uno desiderasse utilizzare una sorgente collegata in questo modo, deve utilizzare degli sbilanciatori che vengono forniti dalla BAT. Sul pannello posteriore notiamo la presa di alimentazione e qui accanto c'è, diciamo, la possibilità di inserire un'altra presa IEC, perché l'amplificatore, essendo totalmente dual mono, prevede la possibilità, diciamo come modulo opzionale, di inserire addirittura un secondo connettore di alimentazione. A quel punto l'amplificatore diventa, dentro lo stesso telaio, due amplificatori mono che sono separati fino addirittura al cordone di alimentazione. E a parte diciamo quello che possiamo vedere all'esterno, le peculiarità dal punto di vista tecnico di questo amplificatore sono sostanzialmente due, e anzi potremmo dire tre, se come tre consideriamo il gigantesco alimentatore che determina la dimensione e il peso di questo apparecchio. E alimentazioni che sono sempre state curate con estrema attenzione dalla BAT, perché il progettista Victor Comando è sempre stato profondamente convinto che il buon suono di un apparecchio parte comunque da una sezione di alimentazione generosamente dimensionata. E dicevo, le altre peculiarità sono il fatto che i dispositivi di uscita, quindi di output, transistor, che sono dei MOSFET, sono unipolari, cioè vengono utilizzati soltanto dei MOSFET di tipo N e non dei MOSFET di tipo P ed N in configurazione push-pull. Questo perché? Perché è convinzione del progettista che, per quanto complementari, il P e l'N non siano necessariamente uguali, non siano anzi quasi mai assolutamente uguali, quindi il discorso della coppia complementare è più teoria che non pratica. In questo senso lui decide di utilizzare soltanto gli N, cosa che non fa soltanto lui, ad esempio alcuni apparecchi della NEM sono caratterizzati dal medesimo principio di funzionamento, e questo, diciamo, dovrebbe dare comunque un profilo di armonico, di distorsione armonica all'apparecchio, particolarmente conveniente dal punto di vista della qualità del suono. Dal punto di vista estetico, questo apparecchio, come del resto buona parte della produzione della BAT, secondo me può essere apprezzato, deve essere apprezzato per lo sforzo e la cura che è stata messa nel design dell'oggetto. Stiamo sempre parlando della famiglia degli amplificatori o mono, stereo, comunque questi bestioni grandi e grossi che in effetti non è che concedono grande spazio all'inventiva del progettista, però in ogni caso in questo oggetto va apprezzata una certa ricerca stilistica. Ad esempio, il fatto che ci siano diverse zone di colore, i due neri laterali con questa fascia centrale, un particolarissimo pulsante di accensione, secondo me molto bello, stretto e lungo, insomma, in qualche maniera ingentilisce questo oggetto, che comunque, ripeto, ha delle dimensioni cospicue, e tale da renderlo probabilmente più inseribile in un normale ambiente d'ascolto rispetto ad altri oggetti totalmente anonimi, con un look da, insomma, oggetto industriale che mal si adattano a un ambiente domestico nel quale probabilmente questo tipo di apparecchiatura è pensato per essere inserito. Quindi da questo punto di vista un applauso al progettista. Allora, l'impianto con il quale stiamo ascoltando il finale BAT è costituito da diffusori Gamut S5 e della gamma della
quota, quindi sono, diciamo, un top di gamma della Gamut. E il pre che stiamo utilizzando, ma ne abbiamo utilizzati anche altri, in questo momento sta suonando un Burmeister. Le sorgenti digitali sono un convertitore digitale analogico della Aqua Acoustic modello La Scala, abbinato a una meccanica, un trasporto sempre della stessa marca che si chiama La Viva. E per quanto invece riguarda i file a media ed alta risoluzione, il sistema interface, quindi con la sua batteria di dischi rigidi e l'apparecchio in sé per sé, l'interface, che è questo qui. E in successione poi abbiamo utilizzato sempre in questo ascolto altri convertitori, quale ad esempio questo Restec, e altri preamplificatori, diciamo, per poter dare alla prova una, come dire, più ampia gamma di come posso dire, possibilità e verifiche. Allora, stiamo ascoltando adesso questo finale della BAT, e abbiamo già ascoltato diverse tracce, abbiamo effettuato anche un cambio di convertitore per verificare, insomma, il comportamento di questo apparecchio con due sorgenti differenti, lo abbiamo ascoltato anche con una meccanica e con dei file ad alta risoluzione, e diciamo che possiamo cominciare a tirare un po' qualche somma rispetto all'ascolto. E intanto la prima cosa che salta evidentemente, che balza evidentemente all'attenzione, è il fatto che questo apparecchio abbia una capacità di erogazione di corrente veramente straordinaria, che lo rende adatto a funzionare con diffusori di qualsiasi tipo, anche diffusori particolarmente ostici come possono essere ad esempio le Magna Planar che abbiamo qui dietro. All'ascolto questa cosa si traduce in una gamma bassa estremamente articolata ed estremamente potente, con una sensazione di inesauribile energia, per cui anche nei pieni orchestrali, grandi masse orchestrali, questo apparecchio non si scompone assolutamente mai, cioè riesce a dare sempre questa impressione di grande velocità, grande capacità di pilotaggio senza alcuna esitazione. Quindi da questo punto di vista siamo veramente a livelli di eccellenza, e siamo a livelli ottimi anche su tutto il resto, anche se, diciamo, salendo sulla analisi della gamma media e della gamma alta, va detto che è un amplificatore che probabilmente, come dire, può piacere ma potrebbe anche non piacere, nel senso va messo in relazione al diffusore al quale viene abbinato, però va detto che ha una gamma alta che non definirei chiusa, ma abbastanza caratterizzata. Forse rispetto ad altre realizzazioni di pari classe c'è un po' meno ossigeno, c'è un tono lievemente ambrato che si ripropone comunque indipendentemente dal diffusore che andiamo a collegarci. E una scena acustica corretta, seppure non esasperata. Diciamo che, contrariamente a quanto accade con altre realizzazioni che tendono un po' più alla spettacolarizzazione, quindi grandi profondità, grandi lateralità, qui l'immagine resta un po' più contenuta e molto proiettata in avanti piuttosto che espansa in profondità. Però con una assoluta, diciamo, perfezione in termini di rigore, passando da pieni a momenti di piano, non si percepiscono fluttuazioni o incertezze. Però, ecco, ripeto, magari è un qualche cosa che deve essere valutato all'ascolto, perché può piacere, ma può anche, in alcuni casi, non essere perfettamente conforme alle aspettative di chi ascolta.